Lily è una meticcia di 12 anni. Quando aveva solamente 20 giorni, la signora Manuela Mannella di Cagliari l'ha ricevuta in dono da alcuni amici. Adesso c'è all'orizzonte questa tassa sui cani, appunto, che è un balzello nei fatti. Lei cosa ne pensa? Secondo me è ingiusta perché è come se mettessero la tassa su un figlio. Ne abbiamo già abbastanza di tasse. Quindi per lei Lily è come una Sì, figlia nei fatti. io ho due figli, però per me anche lei è una figlia, diciamo. Quanto costa ogni anno praticamente badare a un cane, a tutte le esigenze, dal cibo a No, tutti non gli l'ho mai altri? fatto questo calcolo, non lo so. Però va via comunque. Sì, beh, certo, tra mangimi, veterinario, queste cose qui, sì. Adesso c'è appunto all'orizzonte questa tassa. Lei dice che è come mettere una tassa sui figli. Sì. Cioè, magari chi potrebbe pensare che è un'esagerazione, però magari lei cosa si sente di rispondere? No, perché poi i cani diventano parte della famiglia, quindi cioè non è giusto. Diventano proprio parte Sì, parte integrante. integrante della famiglia, certo. Lei porta ogni giorno Lily fuori. Sì, io e i miei figli, soprattutto io. Come cambia la vita quando entra comunque un cane in casa? C'è un essere in più da accudire, quindi c'è un pochettino più di lavoro, questo sì. E con questa nuova tassa, appunto, lei potrebbe avere anche dei problemi nei fatti, perché si tratta comunque di soldi in più da spendere in un altro balzello. Sì, si potrebbero avere dei problemi, certo.